È iniziato il video allora, eh? No, ma io un momento. Ari, Jaco, per favore. Ari deve bere l'acqua, prima di tutto. E non andare così. No, ragazzi, non ci siamo, per favore. Ora seri, su con l'acqua. Uno c'è. Aspetta che mi lacrima l'occhio. Va bene. Metti l'acqua. Potrei sbucare. Sì, ma non quel ciccino, devi metterne un po' di più. Calma, dammi un po' della tua. Le germi, Covid, vaiolo delle scimmie, tutto. Il suo è anche un tipo di ebola. Non che bene, sai più. Ce la facciamo iniziare questo gioco oppure Un no? po' di bavetta. Manco i vecchietti nell'hospice. Oh, basta ora, basta. Fermi, fermi, no, non ridete, fermi. Allora, possiamo iniziare il gioco? Posso raccontare la prima cosa? Schifo. Città e torniamo tra poco. Allora, inizia il video ora. Prendete i bicchieri tutti e tre, posso? poi, e mettete l'acqua. Ari, non ridere, basta. Prendete, Ari, basta. No, dai. Prendete i bicchieri e bevete, su. Calmi. No, no, allora devo dire una cosa. Tizio. Con lei non si può. Possiamo fare tra Teo e Jaco perché con lei non si può giocare. Prima devo raccontare una storia, Siri. Va bene. L'altro giorno sono andato. Dai, Ari, no, 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 no. No, dovete sforzarvi. Porca miseria. Anche basta. Vabbè, lei ha perso, ciao. Andiamo voi due. Stavo raccontando una storia. L'altro giorno stavo andando in strada in bici. Poi a un certo punto. Eh? No, no, mi stava arrivando una macchina con. Ma ancora l'ha messa questa. È un acquedotto. Allora, stavo andando in strada, mi stava arrivando una macchina contro. A un certo punto vado un po' avanti 100 metri e vedo che c'è lì un piccione morto. Non è giusto, però. L'avete capita? No. Il piccione morto. Cazzo c'è tra piccole volte con la strada della bicicletta? Non lo so. Allora. Impassibile quel signore là in fondo. Aspetta che zoom. No, ti insegno io come si fa. Riproviamo, dai. Come vomitare in tre semplici passi. A few moments later. Tutto bene. Allora. Ti ricordi l'altra volta quando siamo andati da troppo napoletani che Ari continuava a ridere tutto il tempo? Arrivava la cameriera, mozzarella in carrauz. E lei faceva così. Poi arrivava la seconda cameriera, complimenti, la prima perdente. Grazie mille. Passiamo a noi due, cioè a noi tre perché io sono il terzo. Se la beve. Bello il particolare del filo di bava che esce dalla bocca. Mi va di traverso, porca Cos'hai miseria. tolto, la dentiera? Sì. Abbiamo un vincitore, signori e signori, Jacopo Balestri. Un applauso. Sono le Sono ciabatte Nike. ingordite. Bella partita. Non vede nessuno. Ma sai che quello è cristallo? Che sta alla mammeta face to face.
Kung Fu Bamba. Se Matte si abbronza con la collanina gli rimane il crestino qua. Aspetta. Cioè non è che... lascialo pensare. No, queste storie come le tue, io... una vita più, più banale. Io non è che vado in giro in bici e trovo gli animali morti per terra. Cioè io al massimo... Non so. No, infatti non rischio la vita. Poi gli animali vengono solo se hai il casco in bici rigorosamente bianco, perché altrimenti, cioè, se tu vai per strada e può capitare che vieni investito da un tir, soprattutto un tir, prima di tutto il tir, se ti investe tu col casco potresti sopravvivere, senza casco andresti incontro alla commozione cerebrale, quindi il casco è fondamentale. L'ha confermato anche, immaginati Mattia su una biciclettina rossa, Giorgio, 18 anni, residente al cimitero di Desio, che è il casco importante. Ma tu sei noiosa, ridi un po'. Ehi amico, ridi perché... Ma se la manda giù l'acqua? La sicurezza viene prima di tutto, lo sai? Ehi amico, ma come fai con... senza casco? Andare in bici? Ho capito amico. No, non viene quella lì di Max, non viene. Ehi amico, fratello. Ah, vedi, la salute dentale è importante. Per qualche realismo. Che grosso, si è elevato proprio. Ma che? Che trapezzi. Ah Teo, oggi ha fatto calisthenics, lui, ha fatto la prova di calisthenics, si è elevato alla sbarra, ha fatto una trazione, un'elevazione di 5,02 mm, gli si stava staccando il muscolo, cioè aveva proprio, andava incontro allo strappo, ha rischiato, gli ha detto di fermarsi altrimenti sarebbe stato fatale per lui. No, ma sai perché? Perché? Sai perché è andato incontro a questo? Non aveva il casco. Vuoi un po' di caffè? Caffeino. Oddio. Sei morto. Miei idrovoli. No, allora ascoltami un attimo. Miei idrovoli. Appunto, bevete. Stavo dicendo, miei idrovoli. Bevete. Adesso devo farvi. Stavo pensando di farvi uno spettacolo di magia. E io devo dire che sono veramente bravo con la magia. Non per vantarmi, ma prenderò questo bicchiere. Uno a caso, guarda caso, è il tuo. Sì. Ho indovinato? No, sono stato bravo. Già il primo step l'ho fatto. Se lo metto qua si vede nel video, giusto? Perché è davanti alla fotocamera. Giusto? Lo vedi? Lo vedi? Lo vedi? Sparito. Grazie, veramente apprezzo. Oh, ed è comparso un'altra volta. Va bene. Sì, scusa se non l'ho rimesso nel punto dove era prima. No, perché lì era un po' sporco il tavolo, non volevo che si sporcasse anche il bicchiere. No, non c'è problema. Non c'è problema, va bene?
Abbiamo un vincitore contro ogni pronostico, il signor Jacopo Balestri. Ah. Rigurgita tutto. È stato il... Vi racconterò una storia. All'inizio, fine. Vabbè. Ari, non guardarli. Guarda me. In queste 2 settimane ho imparato a giocare a biliardo con 2 palle e 1 buca. Le palle erano i testicoli del mio amico. La buca lascio immaginare a voi. E sapete cosa ci fa l'Arianna quando il latte è parzialmente sgranato? Muore. Sapete che per cuocere un pollo bastano 40.000 schiaffi? È un po' di bavetta. La conoscete la leggenda dell'usciere magico? Neanche io. Perché questo si è portato il rubinetto? Entro reggio e scoreggio? Poi c'è anche l'ecco, le mutande di mia nonna. Annuso, le palle di mio nonno. Sanno di pesce. Non me la ricordavo così. Neanch'io. Questa cosa con un po' di stagno. Ci stiamo vedendo i girini. Posso... Ah no, lei ce l'ha già. Oh, aspetta. Sale. Hai però il tremolio senile. Oh, no. Però mio, no, il mio piede. Vabbè, riproviamo. Ci sta? Sì, ancora un po' è pieno. Cosa, ok, secondo me così va bene. La fontanella. Ah no, ma lei ce l'ha già. Ok. Ma io non faccio neanche in tempo a raccontare la storia, che poi ti sono sbagliati. Ce l'ha già nel bicchiere. Era pronta così. Vabbè, io ero così. Riprovo. È concluso il gioco. Un saluto a tutti. E alla prossima. Ciao.